Questo programma è offerto da Cantine Torrevento, vini di un'altra Puglia. Forza Vitale, Energie Puglia, luce e gas. Olio Ribatti, Benessere, officina ortopedica, dal 1998, sempre al tuo fianco. Dagli studi di Spazio TV News, buonasera a chi ci sta seguendo. In questa puntata puntiamo l'attenzione sulla realtà locale, nello specifico torniamo a parlare di Asipu, l'azienda in-house del comune di Corato, azienda che, avendo ceduto il ramo d'azienda rifiuti alla SAMB, in passato suo core business, ha iniziato un calvario economico tra debiti fuori bilancio maturati e successivamente sanati in consiglio comunale con qualche dissapore espresso da parte di alcuni consiglieri e carenza di affidamenti indispensabili per l'esistenza di una in-house. Con la nomina del nuovo amministratore, l'azienda ha iniziato un nuovo ambizioso percorso e in seguito alla presentazione di un piano industriale e alla necessità di ricercare delle risorse umane per lo svolgimento delle sue attività, oggi l'Asipu ha bandito più concorsi per l'assunzione di figure tecniche ed amministrative, nonché di operai specializzati. E per parlare di questo noi oggi abbiamo in studio il presidente dell'Asipu, avvocato Renato Bucci. Buonasera, buonasera presidente e benvenuto in trasmissione. Ed il consigliere Michele Lotito, esponente di Nuova Umanità. Buonasera consigliere, buonasera, benvenuto anche a lei. Grazie per l'invito, grazie. Ed inoltre la nostra direttrice Liliana Cazzato in collegamento con noi, che mi coadiuverà nella conduzione. Buonasera direttrice, benvenuta. Grazie ai nostri ospiti, al consigliere Lotito e all'avvocato Bucci e un saluto a tutti gli amici che ci seguono. Un saluto anche da noi. Buonasera, ciao direttrice. Bene, grazie. Comincia il nostro confronto con l'avvocato Renato Bucci. Avvocato, a nostro avviso lei ha intrapreso un cammino spinoso avendo trovato un'azienda praticamente al collasso. Il suo impegno è stato ed è quello appunto di ridare stabilità a questa azienda. Ritiene di esserci riuscito? No, non ancora, no. Siamo sulla strada buona, però siamo lontani dal raggiungimento dell'obiettivo. Perché il problema è in che senso si declina il termine stabilità. La stabilità può essere una stabilità di tipo semplicemente economico e strutturale. Per me lo standard minimo di una società in-house deve ispirarsi ai più alti standard delle migliori aziende, sia dal punto di vista della struttura, sia dal punto di vista dell'osservanza meticolosa di tutte quelle che sono le migliori, come dire, regole dell'arte che governano i vari aspetti della nostra attività, e sia anche per quei risvolti anche sociali che devono essere l'upgrade dei rapporti di lavoro. Cioè cercare di creare un'azienda che non solo dia lavoro e produca ovviamente servizi, ma anche rappresenti in qualche modo un livello alto dei rapporti con i lavoratori e di quelli che possono essere anche i benefits nei confronti dei lavoratori. Grazie, avvocato Renato Bucci. Scusami Cinzia, non volevo diciamo farlo. Prego, direttrice. No, vorrei chiedere all'avvocato Bucci qual è lo stato attuale a livello economico dell'Asipu? Beh, lo stato attuale è più o meno in coerenza con il percorso fatto negli ultimi 3 anni, cioè si prosegue nel sanare i debiti pregressi,
assicuriamo un buon equilibrio gestionale, nel senso che non accumuliamo altri debiti, quindi riusciamo a onorare tutte le nostre obbligazioni in tempi molto molto rapidi. Abbiamo una discreta riserva di denaro contante che ci consente anche di far fronte ad eventuali imprevisti, e si è espanso notevolmente il volume dei servizi che ci vengono affidati dal Comune di Corato, sicché questo naturalmente, in una prospettiva di cosiddetto going concern, cioè di continuità aziendale, costituisce un elemento assolutamente indispensabile, importantissimo. Quindi teniamo presente che la debitoria si è contratta ulteriormente, non ho il dato aggiornato all'attualità, ma negli ultimi 3 anni abbiamo estinto all'incirca un 3 milioni di euro di debitoria, facendo accordi alcune volte di saldo e stralcio, altre volte di ripianificazione rateale, dove non era possibile per una serie di ragioni fare il saldo e stralcio. Abbiamo estinto l'80% delle cause di lavoro pendenti, e quindi anche le incognite relative a quelli che possono essere i variabili ed aleatori esiti dei giudizi si sono chiaramente molto contratte, in modo da ridurre anche il rischio correlato ad eventuali soccombenze. Grazie avvocato Renato Bucci. Consigliere Michele Lotito, lei in una nota inviata alla Presidente del Consiglio ha sottolineato la gravità economica in cui versa l'azienda Asepu, denunciando appunto l'inopportunità di bandire dei concorsi per un'azienda che ha un debito che ammonta a circa 2 milioni di euro. Perché? Sì, grazie di questa domanda. Io voglio fare un preambolo. Io da anni seguo la politica coratina, da circa 2013, e ho seguito con molta attenzione, soprattutto durante la consigliatura del sindaco Mazzilli, quelle che erano all'epoca diciamo le battaglie fatte dalla sinistra, tra cui c'era il consigliere Renato Bucci, che era veramente una guida per tutti quanti, era anche uno che andava a spronare. Ecco, io mi sarebbe piaciuto in questo momento vedere il consigliere Renato Bucci in opposizione con un'amministrazione di centrodestra che si permetteva di fare, cioè faceva questo tipo di politica, soprattutto aziendale, perché dall'ultimo bilancio che si trova appunto sul sito di Asepu, la passività è di quasi 2 milioni di euro. Allora, a vedere appunto il programma che è stato il fabbisogno del reclutamento per il personale, noi siamo circa a quasi 600 mila euro in più che andiamo a appesantire le casse dell'Asepu. Avendo fatto dei studi di ragioneria, è normale che se appesantiamo fortemente le casse possiamo avere un rischio di non poter onorare quelli che i debiti che noi abbiamo contratto, soprattutto nei confronti del personale. Perché? Perché nel piano industriale che è stato presentato, almeno fino all'anno scorso, si prevedevano delle, diciamo, da parte del comune di dare dei contratti pluriennali all'azienda Asepu, che ad oggi, che io ricordi, non sono stati dati. Quindi l'Asepu non ha una programmazione, tant'è che nella programmazione del personale dice: queste persone saranno assunte se verranno dati i servizi ad Asepu. Quindi nel piano diciamo Lotito, economico... Quindi, secondo lei questo concorso era indispensabile? Bandire questo concorso era indispensabile? A me la domanda, direttrice? Direttrice, sì. Al consigliere... Sì, si sta rivolgendo al consigliere Michele Lotito. Guardi, per me no, non era indispensabile, perché infatti io ho fatto un'interrogazione e onestamente sono dispiaciuto, perché questa amministrazione il lavoro dei consiglieri non lo tiene per niente in considerazione. Io ho fatto 16 ottobre, cioè 9 giorni dopo che è stato indetto
diciamo, il concorso, ho dovuto leggere, ho dovuto studiare, ho dovuto informarmi e ovviamente ho perso 9 giorni. Da allora io non so notizie. Avevo chiesto anche di posticipare la data di scadenza proprio per avere delle risposte alla mia interrogazione. Il Consiglio Comunale, e non si sa quando sarà indetto, un paese come Corato di 50.000 abitanti, che è l'ultimo Consiglio Comunale, noi l'abbiamo fatto a luglio, il 6 luglio se non ricordo male. Poi dopodiché, vabbè, c'è stato quello di settembre, ma per la sicurezza che è stato richiesto dalla minoranza, e quindi non sappiamo neanche quando mi risponderanno. Quindi onestamente rimango perplesso sul modo di agire da parte dell'amministrazione. Un consigliere pone delle domande, ma nessuno sicuramente risponderanno quando il concorso ormai sarà stato svolto, sicuramente ci saranno dei vincitori e quindi le mie domande non serviranno più come consigliere. Sì, per me con una situazione economica di queste dimensioni il rischio è di non poter sostenere tali spese. Volevo sapere il sindaco che cosa rispondeva a questa interrogazione. Di quindi, fatto, ecco, fondamentalmente oggi, diciamo, il consigliere Michele Lotito, sì, forse rimarca una mancata interazione, certo, da parte appunto dell'amministrazione comunale verso l'opposizione, che solleva a volte interrogativi, certo, e richieste, certo, ecco, di chiarimenti. È normale di che questi, il ruolo percorsi del consigliere, soprattutto della minoranza, dell'opposizione, certo, come si vuole chiamare, è quello del controllo. E quindi io ricordo quando allora all'epoca non solo l'avvocato Bucci ma anche lo Ioggia, stessa Presidente del Consiglio, Bovino, ponevano queste interrogazioni all'amministrazione, e mi ricordo che quando non venivano, cioè non c'erano risposte, e c'era un'agitazione, giustamente, perché il ruolo del consigliere è quello di comprendere, di capire, ognuno nelle proprie posizioni. Ricordiamo che siamo in democrazia e c'è il peso e il contropeso. Noi il contropeso lo vogliamo esercitare così come la legge ce lo ci chiede, insomma, e anche i cittadini ci chiedono, insomma. Io penso che anche per una maggioranza, avere una minoranza attenta, avere una minoranza è sempre garanzia della democrazia. Esatto, forse anche di una maggiore trasparenza, certo, sì, nei confronti appunto della città. Direttrice. Sì, io vorrei, diciamo, ascoltare se l'avvocato Bucci ha una controreplica appunto a quello che ha affermato il consigliere Lotito, e inoltre vorrei chiedergli cosa prevede ad oggi in termini di servizi forniti dall'ASIPU, di cui appunto stava dissertando il consigliere Lotito, il contratto stipulato dall'ASIPU col comune di Corato. Allora, innanzitutto voglio rassicurare il consigliere Lotito sul fatto che stasera avrà già tutte le risposte, anche perché le sue domande sono tecniche e quindi penso, senza arrogarmi ovviamente ruoli politici che non ho, penso di poter essere quello più indicato per fornire le risposte. Poi forse il consigliere non lo sa, ma il Consiglio Comunale non è stato convocato semplicemente perché ci sono stati dei gravi problemi personali che hanno riguardato chi doveva convocarlo, e quindi la ragione non era quella di non voler dare udienza al consigliere o a qualunque altro consigliere, ma l'impossibilità oggettiva. Detto questo, ci sono due temi. Uno è quello dei 2 milioni di euro. Il punto è che un'azienda non si valuta per i debiti che ha, ma per la differenza tra la complessiva capacità patrimoniale ed economica, e quindi tutte le poste attive e quelle passive. Noi siamo partiti nel 2021 che addirittura i revisori, a fronte di una situazione di effettivo disavanzo grave, diciamo, chiesero a me di sciogliere la società. Non lo feci perché ritenni che c'erano tutte le possibilità per risollevarla. Quindi il problema non è i 2 milioni, potevano essere anche 10, tutto è in rapporto al fatturato che la società è in grado di sviluppare e alla comparazione tra le poste attive e le poste passive, patrimoniali, ma anche quelle relative al conto economico. Noi per 2 anni consecutivi abbiamo realizzato utili e
quindi ci siamo posti in una linea, come dire, di crescita. La sanatoria la facciamo costantemente, non abbiamo mai saltato una rata. Da che io sono amministratore dell'ASIPU non c'è una sola rata di pagamento che non sia stata onorata. Dal bilancio 2023 ad oggi noi abbiamo pagato qualcosa come altri 300.000 euro di debiti pregressi, e tutto questo senza chiedere nulla al comune, ma principalmente sfruttando la valorizzazione del patrimonio aziendale, in particolare l'autoparco noleggiato a Samb ed anche il complesso di quelle attrezzature utilizzate per la raccolta differenziata non solo nel comune di Corato. E questo è un tema. L'assunzione non comporta un aggravio di oneri, perché noi a tutt'oggi espletiamo una serie di servizi, laddove non riusciamo a farlo con il nostro personale ci rivolgiamo a ditte esterne. Quindi in realtà da una parte nel bilancio compariranno le maggiori spese del personale, dall'altra andranno sempre più a scemare fino ad azzerarsi quasi tutte le spese che sosteniamo per acquistare, tra virgolette, servizi da terzi. E questo è la sintesi della situazione. Il fatto che i contratti allo Stato non siano pluriennali tutti, facciamo un quadro: noi gestiamo attualmente servizi cimiteriali, gestione dei bagni, nei vari siti in cui i bagni si trovano, abbiamo anche il servizio di transennamento, una serie di servizi di supporto, di logistica per eventi culturali di varia natura, servizi di logistica per il funzionamento del teatro, poi espletiamo anche il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali aziendali sostanzialmente, quello lo facciamo nei confronti dei privati, e facciamo la manutenzione del verde. Sulla manutenzione del verde il contratto è biennale, quindi abbiamo già una prospettiva che va oltre il 2024. Sulla gestione dei bagni e del cimitero, dei servizi cimiteriali, ci è stata fatta già la proroga quadrimestrale, ma è già pronto lo schema del disciplinare che dovrebbe regolare i rapporti in una prospettiva pluriennale. Perché non si è arrivati già all'approvazione? Perché per l'osservanza al decreto legislativo del 2022 di dicembre, credo il 212, ma potrei sbagliare, che regola proprio i servizi pubblici economici generali, quando l'importo dell'affidamento in house supera una certa soglia, deve essere preventivamente depositato all'ANAC e ivi giacere, nell'attesa di eventuali osservazioni, per 60 giorni. Tutto questo fa sì che la procedura sia notevolmente più lunga di quella che ordinariamente si pratica per un normale affidamento. È chiaro che le assunzioni vengono fatte in coerenza con il piano industriale, ma l'assunzione vera e propria, quindi la selezione, viene fatta in coerenza con il piano industriale. L'assunzione sarà fatta nel momento in cui, di volta in volta, ci vengono confermati, rinnovati, prorogati o affidati i servizi, affidati per quelli ex novo. Avvocato, chiedo scusa se la interrompo, vorrei porle una domanda riguardo quello che stava dicendo. Il servizio di trasporto scolastico era tra quelli previsti nel piano industriale, è stato rinnovato il contratto al privato, come mai? Allora, questo la vicenda è andata così. Normalmente noi facciamo dei preventivi sulla base di una chiara prospettazione delle esigenze del comune. Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, le esigenze sono mutate nel corso dei mesi, perché il servizio è partito con un numero di utenti molto basso che via via è andato crescendo. Quindi io non inserii il trasporto scolastico all'interno del documento madre, diciamo, del piano industriale. Feci una nota a margine dicendo: guardate, noi siamo in grado di espletare il trasporto scolastico. Se lei mi chiede per quale ragione questa prospettiva non è stata sviluppata con un'interlocuzione fattiva con il comune,
l'esplicitazione da parte del comune delle varie richieste, delle modalità di espletamento del servizio e da parte nostra il preventivo, beh, questo purtroppo non so risponderle, non so se sia stata una scelta più politica o più dirigenziale. Sta di fatto che noi siamo arrivati al 3 giugno, quando è stato portato in approvazione il piano, senza che fosse maturato il percorso, come dire, che avrebbe dovuto precedere quella data, e quindi inevitabilmente il Consiglio Comunale non poteva votare quel che non era adeguatamente rappresentato in un quadro economico. A me certamente dispiace, perché io avrei voluto che fosse già attivato con ASIP il servizio di trasporto scolastico, però non ne facciamo un dramma, probabilmente sarà attivato, se la volontà del Consiglio Comunale sarà in quella direzione, di qui a neanche 2 anni. Nel frattempo avremo modo di strutturarci ulteriormente. Bene. Grazie. Avvocato, queste 19 nuove unità, ecco, che saranno selezionate attraverso questo concorso, concorrono in che misura, secondo appunto i piani ASIP, per raggiungere quel miglioramento dei servizi offerti alla comunità di Corato? 19 unità, perché? Allora, ecco. le unità sono, allora, parliamo di 3 avvisi di selezione, che poi sono, hanno dato la stura a 7 procedure concorsuali. Una è per il coordinatore tecnico, un'altra è per il coordinatore amministrativo contabile e l'impiegato amministrativo. Le altre 4 raggruppano operai per il settore gestione bagni, per la logistica, per la manutenzione del verde e infine settore introdotto nel piano industriale, ma non ancora oggetto di affidamento, per la manutenzione delle strade. È chiaro che l'acquisizione in pancia di personale cosa consente? Prima di tutto, ovviamente, di avere un know-how proprio. Cioè, è chiaro che un'azienda si contraddistingue per la capacità di rappresentare e tradurre poi in pratica una propria capacità operativa, non semplicemente nell'attingere a capacità operative e know-how altrui. Questo ci consentirà anche di ottimizzare determinati servizi e di specializzare alcune figure. Facciamo un esempio molto concreto. In prospettiva ci sarà verosimilmente l'affidamento anche dei servizi di cura del verde cosiddetto alto. La cura del verde alto esige una capacità tecnica che inevitabilmente è di un livello superiore a quelle che possono essere le mansioni basiche di un operaio ordinario. Bene, è chiaro che per poter offrire al comune un servizio che possa essere già all'indomani dell'eventuale affidamento all'altezza delle aspettative, occorre avere personale che abbia una specializzazione che poi sul campo possa ulteriormente crescere e formarsi. Io non lascio mai gli operai, come dire, allo stesso livello in cui si trovano quando entrano. Io faccio fare corsi di formazione, cerco di arricchire il loro bagaglio e anche i loro titoli, perché ormai funziona così. Ecco, è proprio in merito a questo aspetto, proprio per quanto riguarda le specializzazioni. Avvocato Bucci, vogliamo, insomma, chiarire che per qualsiasi tipologia di richiesta, soprattutto per gli operai specializzati, appunto servono dei corsi, perché magari qualcuno ironicamente può anche dire che lavo il mio bagno da tanti anni in casa e quindi ironizzare. Invece vogliamo fare luce su questa situazione, vogliamo chiarire che servono determinati requisiti e perché? Adesso, allora, praticamente adesso tutti i settori nei quali, esatto, opera ASIP, ecco, sono molto 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 normati e un po' anche burocratizzati. Prendiamone uno a caso: il servizio di trasporto dei rifiuti speciali. Il servizio di trasporto dei rifiuti speciali implica di per sé che ci sia
un preposto che è una figura prevista per legge, che sia munito di una serie di titoli, che ci sia un consulente per il trasporto dei rifiuti pericolosi, che ci siano poi dei consulenti, questi necessariamente esterni, che in qualche modo supervisionino le singole categorie di rifiuto secondo le macro aree normate a livello nazionale. Per quanto riguarda per esempio i servizi di igienizzazione e sanificazione, ci vuole un responsabile tecnico. Per quanto riguarda i servizi di manutenzione, chi del verde, chi è preposto ad essi, deve avere per forza un titolo abilitante, se no non può proprio essere applicato a quel tipo di servizi. E questo riguarda tutti i settori, il cimitero, ci vuole il titolo di necroforo per maneggiare le salme e ci vuole un direttore dei servizi cimiteriali che sovrintenda alle modalità con cui vengono espletati i servizi. Ecco, quindi diciamo abbiamo un po' chiarito questi aspetti, perché gli operai, anche l'operaio specializzato, deve appunto possedere tutta una serie di requisiti necessari, anche perché anche soprattutto per l'igienizzazione, la sanificazione. Per gli operai addetti alla gestione dei bagni non occorre che abbiano dei titoli, lì occorre che ci sia un responsabile tecnico che sia munito di titolo per sovrintendere a queste attività. Infatti il concorso per gli operai che saranno addetti alla gestione dei bagni, dico gestione dei bagni, potranno essere anche servizi di custodia, accoglienza per altre situazioni, per altri immobili pubblici, quindi per quegli operai non è previsto titolo. Lì, se ben ricordo, non è prevista neanche la necessità di avere la patente B. Quindi noi abbiamo differenziato chiaramente i requisiti necessari in funzione delle effettive necessità correlate alle mansioni. Va bene, grazie. Direttrice, lei che ne pensa di questi requisiti inseriti? Infatti volevo intervenire al riguardo, certo. Assolutamente. Allora, ascoltare l'avvocato Bucci, che è un grande oratore, e parlare dell'ASIPU come se fosse un'azienda che sta agendo in maniera attiva, quindi sta facendo questo. Allora, qui parliamo di un'azienda in house e ovviamente mi insegna che le aziende in house non possono fare utile. Quindi quel poco di utile che si fa sta dicendo che sta pagando i debiti, stiamo facendo questo. Ma nelle casse dei cittadini, questo, nelle tasche dei cittadini, questo ci costa di più. Ad esempio, servizio pitturazione alle scuole. Io ho fatto un accesso agli atti. Beh, signori miei, il comune dà questo affidamento ad ASIPU e ASIPU fa l'offerta su MEPA per 73.000 euro, oltre IVA, oltre gli oneri di sicurezza. ASIPU, allora, il comune lo fa passare come un servizio, quindi servizio di manutenzione, invece è un lavoro, però il dirigente è bravo e dice no, non è un lavoro ma è un servizio, vabbè, lasciamolo passare così, e la dà ASIPU. ASIPU fa questa gara su un'altra piattaforma e la dà a un'altra azienda con un affidamento diretto per 56.000 euro. Il comune spende 17.000 euro in più per questo servizio. Se l'azienda avesse fatto direttamente il prezzo con il comune, avremmo risparmiato 17.000 euro. Forse evidente è questo l'utile che si fa? Beh, però la legge dice il contrario, qui forse stiamo spendendo di più per quanto riguarda il... E poi giustamente ASIPU fa questa gara e non la fa come servizio, fa come lavoro e chiede la categoria di lavoro S7, che è la categoria giusta per questo tipo di lavoro di pitturazione, dando poi alla ditta, la ditta aveva detto 90 giorni, però poi riesce a farlo in 30 giorni e quindi prima che si aprano le scuole. Quindi l'efficienza non la garantisce solo l'ASIPU, l'efficienza la garantisce anche la ditta. Qui stiamo parlando di un'azienda, io questo che voglio fare la domanda all'avvocato Bucci, ma se domani mattina tutti i creditori chiedono inesorabilmente di estinguere i propri, di vedere i propri crediti pagati, ASIPU esisterebbe? La parte attiva è superiore a quella passiva? E mi sa proprio di no, mi sa che lei avrebbe un conto a zero, avrebbe veramente un bilancio a zero, quindi l'ASIPU che vuole fare un concorso, poi per quanto riguarda le figure, no? Io ricordo quando appunto c'era l'opposizione alla sinistra,
c'era questa lotta contro la cooperativa, cioè contro, no, sì, obiettava nella cooperativa Corato Giovani. Ci sono state lunghe discussioni, mi ricordo anche degli articoli dove si parlava anche di minaccia, di querele, di queste cose qua. Poi all'epoca il presidente rispondeva, c'era una diatriba. Ecco, da quando è arrivato, diciamo, si è instaurata questa amministrazione e quindi l'ASU ha cominciato a lavorare, si è, diciamo, hanno preso sempre Corato Giovani come azienda per fornire i servizi, tant'è che ogni 3 mesi venivano prorogati questi servizi alla stessa azienda, anche in deroga al principio di rotazione. Cioè, l'avvocato Bucci me lo insegna, non è un'azienda privata a tutti gli effetti, il socio è pubblico ed è soggetto alle leggi pubbliche. La trasparenza, l'economicità sono cose che appartengono al pubblico. Quindi affermare, sembra veramente quasi che un'azienda privata sta andando a gambe, cioè a gambe elevate, stiamo facendo questo, stiamo facendo. Ma non è vero. Non è vero perché stiamo pagando anche di più noi, come cittadini corati. Questo bisogna essere chiari, bisogna dirlo. Quindi quando noi andiamo a fare un concorso e lo stringiamo così tanto, è vero gli operai specializzati, però io vedo nei requisiti, per esempio, del coordinatore tecnico, che per il coordinatore tecnico hanno fatto anche a Roma hanno fatto un concorso dove hanno chiesto la laurea, perché qui stiamo parlando comunque di posizioni quadro. Posizione quadro è sotto al dirigente, è superiore all'impiegato, c'è cioè qualcuno che deve decidere. Quindi noi mettiamo il coordinatore amministrativo e gli chiediamo laureato magistrale, invece il coordinatore tecnico ci basta il diploma. Poi per quanto riguarda anche le scadenze, anche lì è un'altra cosa che non ho rilevato perché me ne sono accorto dopo, anche qui c'è una discrasia, cioè per individuare i coordinatori noi diamo 15 giorni di tempo, per individuare gli operai diamo 30 giorni di tempo, cioè io penso che un operaio si trovi facilmente rispetto a un coordinatore amministrativo, a un coordinatore tecnico. Sono tutte domande che Lei, ovviamente mi scusi, se pongo. mi Cioè, consentite, avvocato, rispondo. certo, Allora, iniziamo a replica al puntualizzare. Allora, partiamo consigliere dall'inizio. Lotito. Primo, non c'è nessuna legge che vieta alla società in-house di fare utili. Se me la trovate, io mi adeguo. Secondo, io gli utili li faccio non a spese del comune. Io li faccio con una serie di operazioni di cui ho anche parlato. Primo, In operazioni di questo caso saldo e stralcio. abiturazione sì, però Ma quello non è è chiaro. un utile. E cos'è? L'utile io lo misuro sull'andamento annuale. Secondo, quella Operazione per operazione fanno gli operazione. utili, eh? Allora, Non è che. è il bilancio globale che ti dà la misura dell'utile. Perché la Ma se io società. compro 73 vendo. Rispondo anche su questo. Rispondo anche su questo. Primo, la società in-house ha delle spese generali che devono essere necessariamente coperte attraverso che cosa? Il margine di contribuzione. Cioè su ogni servizio noi calcoliamo i costi e applichiamo un coefficiente che può essere il 5, il 10, il 15% per la copertura dei costi generali. Secondo, la questione delle pitturazioni. Quella è la pitturazione. Quel servizio a noi è costato fior di tempo e di personale, di ore uomo, perché una cosa è prendere un pennello e spalmare pittura su una parete, altra cosa è, primo, il coordinamento, secondo, l'asportazione degli arredi e il riposizionamento degli arredi, terzo, la pulizia, per non parlare poi di sopralluoghi, prove colore, una serie di cose di cui ci siamo fatti carico noi. Dopodiché, il dirigente potrà rispondere agevolmente sulla questione proprio dell'importo in quanto tale, mettendo in comparazione i preventivi che gli sono arrivati. Se a un dirigente arrivano due o tre preventivi da 90, 100, 110 e uno da 73, il dirigente fa il suo mestiere nel modo più corretto proprio affidando a chi ha proposto 73. No, dalle carte Poi assolutamente questo risponderà il dirigente su non questo. trapela, anzi c'è Da un quali affidamento carte? diretto, quindi vabbè. L'affidamento diretto non esclude, anzi Ma dove? tutt'altro, Ma che ci dove? sia la preventiva consultazione.
Perché l'affidamento diretto è soltanto la modalità attraverso, ma dico anche di più. L'amministrazione parla con gli atti, dagli atti deve risultare che è stata fatta una gara interna e dove... Non è una gara, si chiama richiesta di preventiva, che può farlo? L'affidamento diretto non è una gara, tant'è vero che può essere fatto anche sulla base di valutazioni che prescindono, non completamente, dall'aspetto economico. Ma dico di più, al comune... Proprio per mantenere un rigore particolarmente, come dire, severo sulla questione degli affidamenti alla società in house, sono arrivati al punto da mettere la società puntualmente in concorrenza e competizione con altre ditte private, tanto che noi ogni volta l'affidamento, come dire, ce lo guadagniamo. Ma dico di più su questo, questa modalità non è neanche richiesta dalla legge. Perché la legge chiede all'ente pubblico per gli affidamenti in house solo di valutare la congruità, non il vantaggio agonistico, competitivo sul piano del prezzo. Ma la congruità, se noi abbiamo un'azienda dove abbiamo i pittori, abbiamo i muratori, ma l'azienda Asipu non ha queste figure che potevano soddisfare l'appalto. Tu sottovaluti grandemente la capacità che noi abbiamo di movimentare risorse e di ottenere, anche con l'ausilio di validi professionisti, artigiani, operatori esterni, condizioni di particolare benevolenza. Meglio del comune? Molto meglio. E allora togliamo il comune, a meno che l'ASIPU è diventata un'agenzia del comune più brava. Perché è chiaro che una società come la nostra ha una capacità di interazione con il territorio molto più dinamica. Non si può certamente chiedere a un dirigente di farsi il giro delle chiese per cercare un'agenzia migliore. L'ASIPU diventa un'agenzia del comune. È un braccio armato del comune, è un'agenzia del comune, di fatto lo è, non in senso tecnico. Diciamo in tutte le società in house. È un ente strumentale del comune. È ovvio che se io ho una società in house che funziona con le figure professionali e devo fare un servizio, è normale che io lo do alla mia società in house, perché sicuramente spenderò di meno, perché il principio dell'economicità, della trasparenza non vengono meno, e allora è ovvio che lo do. Ma se la mia società, perché in quel momento che è stata affidata ad Asipu, si sapeva chiaramente che Asipu avrebbe fatto un subappalto, perché non ha le capacità tecniche per poter svolgere quel servizio, di fatto è stata fatta una gara, perché dovevi soddisfare quel tipo di bene. Quindi il comune, se avesse fatto una gara su MEPA e invitava 10 ditte di pittori, forse avrebbe avuto un prezzo migliore. A fine luglio, con le scuole che si aprivano a settembre? Beh, però il comune si poteva attrezzare pure a marzo, aprile. Cioè, io lavoro in una società, in un'amministrazione pubblica, noi facciamo le programmazioni triennali. Non tutte le esigenze emergono tempestivamente. Sì, ma la scuola che deve essere pittata non è la scuola che crolla e devo fare il tetto o un muro che mi va a terra. Il comune quell'affidamento ha risparmiato 30.000 euro. Ha speso 17.000 euro in più. Perché noi siamo riusciti ad ottenere delle condizioni che ci hanno consentito, pur sostenendo i costi dell'impegno del nostro personale, di stare dentro dal contratto, sia che il comune ha dato ad Asipu e Asipu ha dato alla ditta. La pulizia non trapela da nessuna parte. Ma era pacifico che lo dovessimo fare per predisporre. È chiaro che non potevo chiedere. Ma la scuola non ha collaborato? Ma non è compito della scuola predisporre, movimentare. Ma io penso che se vieni a casa mia, io a casa mia preparo la stanza finché si venga pittata. È un'opinione, è casa tua, evidentemente, non è la scuola. Ma funziona così. Non c'è personale che faccia questo. Ma allora, vogliamo scrivere per dire che si può fatto anche questi servizi? Non ma dove lo dovrei scrivere questo, scusami? Quando si fa un contratto... Quando si fa un contratto... Io ho contrattualizzato i servizi che doveva espletare l'azienda esterna. Ma perché il comune non sapeva che doveva... Non avevo bisogno di contrattualizzare i servizi che doveva espletare. No, ma il comune non sapeva i servizi che doveva svolgere Asipu? Ma il comune, e questo è il rapporto con l'ente, nel momento in cui l'ente ci affida un servizio, noi non siamo mica lì a contare i peli, le virgole, le righe del contratto. Noi espletiamo una serie di servizi che dal contratto... Tante volte manco passano.
tanti servizi che voi vedete espletati in giro vengono fatti spesso a margine, a latere, complementari ed accessori rispetto ai contratti. Non pretendiamo la contrattualizzazione minuziosa di ogni singola cosa, perché stiamo nello spirito proprio della collaborazione con l'ente proprietario. E questo è lo spirito, ed è questa la ragione principale per cui l'ente, quale che sia, può essere il comune di Corato, il comune di Andria con la sua municipalizzata, guardi, chiamiamola così in senso con un gergo antico, ha convenienza a trattare con la società in house. Perché la società in house, essendo parte integrante dell'organizzazione, non si pone il problema di allacciarsi le scarpe sulle clausole, ma si pone il problema di raggiungere l'obiettivo perseguito dall'ente. Certo, ma sempre poi nelle norme, diciamo, della legge, non, è, noi, che possiamo, non è che possiamo... Poi perché... voglio dire una cosa sulla questione dei requisiti del coordinatore. Allora, chiariamo, perché qui non è che si può, da una parte ci si lamenta che i requisiti sono troppi e poi però si dice no, vabbè, ma ce ne voleva uno in più, la laurea. Ecco, sì, vediamo un po', ecco, facciamo luce appunto proprio su questi requisiti. Ora, che sono... faccio luce con un fa da 1000 watt. Va bene. Allora, io predisposi la bozza del piano del fabbisogno, indicando i requisiti. Sottoposi la bozza all'ufficio del controllo analogo. L'ufficio del controllo analogo, il cui verbale io ho allegato e pubblicato, mi chiese, il cui verbale finale, non quello istruttorio, mi chiese, dice, come mai non hai previsto la laurea per il coordinatore tecnico? E mi pose anche altri quesiti, vabbè, non sto qui ad annoiarvi. E io risposi, perché le competenze del coordinatore tecnico non sono verticali, sono orizzontali. Il coordinatore tecnico deve avere necessariamente una serie di titoli, direttore servizi cimiteriali, preposto al trasporto persone, preposto al trasporto merci, responsabile dei servizi di igienizzazione, capacità lui stesso di condurre e avere anche il CQC, che è l'abilitazione per condurre mezzi per il trasporto di merci e persone. Tutte queste competenze non si acquisiscono con la laurea, ma con dei corsi specifici. Attenzione, sono le stesse identiche competenze che stavano nel piano del fabbisogno del dicembre del 2022. La laurea non sarebbe servita a niente e avrebbe introdotto invece un ulteriore filtro che avrebbe ancor più limitato le possibilità di accesso. La domanda che mi pongo è, tra l'altro, per chi eventualmente fosse stato interessato a rivestire questa carica, che peraltro, diciamo, per come la vedo e la vivo indirettamente, è una fonte di grandissimo lavoro, di grandissimi impegni, di grandissime preoccupazioni, comunque sia, mettiamo che fosse la carica più ambita d'Italia, tranquillamente, in un anno di tempo, e anche più, visto che il primo piano del fabbisogno risale al 2022, si prendevano quei benedetti titoli, se volevano gareggiare, non avevano neanche bisogno della laurea e gareggiavano. Per il coordinatore amministrativo contabile la questione è diversa, perché il coordinatore amministrativo contabile, figura che non ho coniato io, attenzione, è stata introdotta con emendamento dal Consiglio Comunale, certo. Io ho dovuto necessariamente chiedere un titolo di studio conforme alle mansioni e alle responsabilità che il Consiglio Comunale ha coniato. Quindi dovevo chiedere per forza la laurea. Non perché sia un quadro, perché sinceramente posso dire la mia. Allora, ve lo dico già, perché alcune domande le ho viste. Ci sono dei laureati che hanno presentato domanda ai quali io non affiderei neanche la custodia del bagno piuttosto che del portierato del comune, perché non leggono proprio l'avviso di selezione. Non è la laurea che ti dà necessariamente competenze in determinati settori. In alcuni, come quello amministrativo contabile, è un presupposto necessario, perché lì si richiede di fare i bilanci, si richiede di fare i bilanci, di fare le relazioni semestrali, le relazioni sulla gestione, sul governo societario, tutte attività che inevitabilmente presuppongono una competenza che si pone al confine tra il dottore commercialista e il revisore contabile.
Bene, grazie Avvocato Bucci. Sì, no, devo replicare, perché comunque poi quando noi leggiamo il bando e leggiamo anche il piano del fabbisogno per il reclutamento del personale, parliamo di posizioni quadro. Mettere per esempio che devi avere la patente del CQC, ma io vedo una posizione quadro che si mette su Pullman per portare i bambini a scuola. Cioè, quello deve fare l'operatore, il coordinatore, colui che coordina. Perché dico questo? Perché noi più clausole mettiamo e più andiamo a cucire addosso un vestito a delle persone. E questa invece bisogna essere, quando noi facciamo un bando di concorso, dobbiamo essere un po' più elastici, perché i titoli si possono prendere pure dopo, perché intanto chiediamo che deve saper fare il direttore del cimitero, che deve saper fare questo, sono pochissimi in giro, quindi forse sarebbe stato meglio stabilizzare una persona che già c'era e abbiamo stabilizzato, ma con un concorso noi dobbiamo dare l'opportunità, ma noi dobbiamo, sì, appunto, ma noi dobbiamo dare la possibilità a chi pensa di partecipare di avere almeno meno cioè abbiamo messo l'antincendio, abbiamo messo il CQC, signori, e chi può avere tutti questi titoli? È interessato a che poi tra l'altro chiediamo di portare il pullman, però gli diamo 70.000 euro all'anno. È normale che i dubbi costo. Vengono. Sì, allora, il costo totale. Il CQC serve perché in un'ottica di economia, e lo scrissi già nell'avviso di selezione dell'anno scorso, allora mette pure il direttore amministrativo, li facciamo prendere. No, attenzione. Io non potevo assumere due autisti per il trasporto persone e due autisti per il trasporto merci. E allora scrissi, attenzione amici eventualmente interessati al ruolo di coordinatore, che voi dovrete anche fare la supplenza degli operai e degli autisti nel momento in cui dovessero mancare, se non altro, augurando sempre buona salute a tutti, per le ferie. Non potevo, perché là mi avreste potuto dire, guarda che stai sprecando risorse, a che ti servono due autisti? Ma se ne assumo uno, e sparagno come giusto che sia, sì, mi dici ma chi guida il camion quando quello non c'è? Lo guido io, perfetto, non ma ce il l'ho. Contratto collettivo nazionale prevede che c'è una posizione quadro possa guidare un pullman e diventare operatore? E non è che lo andiamo a sottodimensionare e quindi poi ci troviamo invece delle cause di lavoro? Il contratto collettivo prevede delle funzioni che caratterizzano la figura. Perfetto. Non esclude che occasionalmente una persona possa fare attenzione, anche possiamo altro. Essere sottodimensionati e io per esempio occupo un ruolo nella mia organizzazione, se mi chiedono di far di meno io posso farlo, ma vado contro il mio ruolo, io potrei anche un domani fare una ma perché una sei causa. Un dipendente pubblico e ti leghi le scarpe? Noi abbiamo persone che invece interpretano il ruolo in maniera molto elastica. Ma qua a tempo indeterminato perché? Si diventa dell'ASIPO e poi se l'ASIPO, io spero di no perché voglio bene la mia città, non dovesse andare bene, diventeranno dipendenti dal comune e che si no, fa? Che assolutamente, come che no? Cos'è quest'altra fantasia? No? Non possono diventare dipendenti del comune, assolutamente. Non c'è il transito, non c'è la stabilizzazione, non c'è niente di tutto questo. Però è questo il timore, cioè andiamo a sottodimensionare un lavoratore che poi possiamo avere delle cause. Non diciamo così, perché ogni lavoratore ha la sua dignità. Io mi preoccuperei. Guarda, se io indico già nel contratto quali sono le mansioni, io non sto sottodimensionando nessuno. Dai, Renato, non è ma che c'entra? È il contratto collettivo nazionale mi dice qual è l'inquadramento. Non certo. Esclude che una persona possa sostituire un autista ove necessario. Ma che scherziamo? Ma viva Dio, i contratti collettivi sono già talmente farraginosi e lunghi che diventa complicato già di per sé seguirli. Ma figuriamoci se si dovessero mettere ad esplicitare analiticamente tutte le singole, specifiche, minuziose mansioni che possono o non possono essere fatte dalle singole categorie di lavoratori. Assolutamente. Va bene, grazie. Allora, consigliere Michele Lotito, quindi dopo la nota appunto di cui parlavamo, sì, un'interrogazione che è prevista dall'articolo. Esatto, cosa intende fare Nuova Umanità? Io attendiamo delle risposte situazione. Del Consiglio Comunale, perché a un'interrogazione risponde il sindaco, si fa l'interrogazione dall'articolo 47 del regolamento, si pone la domanda al Presidente del Consiglio Comunale, la quale gira questa domanda al sindaco e deve dare risposta scritta nel primo Consiglio Comunale che deve essere convocato comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione. È normale che poi ascolteremo quello che risponderà il sindaco e poi sicuramente
controbatterò in base a quello, e poi ci sarà il consolidato dove noi sicuramente discuteremo e lì si aprirà un dibattito a livello consigliare. Ora non so gli altri consiglieri cosa penseranno, però le domande c'è, che a noi sono venute a Nuova Umanità, quando abbiamo letto i bandi, i dubbi che ci sono venuti li abbiamo presentati in un'interrogazione che è prevista dal regolamento del Consiglio Comunale. Va bene, per concludere la direttrice Liliana Cazzato. Sì, io vorrei chiedere all'avvocato Bucci, ovviamente ho ascoltato con attenzione la sua dissertazione in merito ai requisiti, anche se diciamo è vero che per il ruolo di coordinatore lui ha detto che ci sono appunto dei laureati che non metterebbe nemmeno al portierato, però volevo ricordare all'avvocato Bucci che nella pubblica amministrazione ormai la laurea è richiesta pure per i ruoli più semplici, quindi comunque per un ruolo così delicato, a parte tutte le patenti e le certificazioni, magari pure una laurea ci sarebbe stata, considerando che a momenti la chiedono pure per fare diciamo il collaboratore scolastico. Però ad ogni modo ci troviamo ad un anno dalla campagna elettorale e quindi molti cittadini appunto ambiscono alla sistemazione, al posto fisso, e tra gli addetti ai lavori è, diciamo, è già partito il Totonomi. E volevo chiedere all'avvocato Bucci se è una speculazione politica oppure una sorta di veggenza, considerando, vabbè, non si offenda l'avvocato Bucci, che comunque la sua compagine politica non è molto sostenitrice della meritocrazia. Diversi consiglieri si sono espressi contro il concetto di meritocrazia, quindi magari non vorremmo vedere alcuni nomi, diciamo, di sostenitori della CAF, diciamo, che vincono concorsi. Non è che dobbiamo fare la convenzio ad escludendum. Adesso non so chi ha partecipato di questa o di quella formazione politica. In ogni caso, con ordine, giustamente nella pubblica amministrazione si chiede la laurea anche per... Ok, la risposta è semplice. Noi non siamo una pubblica amministrazione. Infatti noi eroghiamo servizi per i quali normalmente ci si rivolge a ditte esterne, perché sono servizi operativi per i quali appunto ci vuole il responsabile tecnico, eccetera, eccetera, non ripeto. Per quanto riguarda il Totonomi, No, ho detto, ma l'ASIPU non è un'azienda privata, è una partecipata. No, ma come... È una sorta di... Sì, però allora la natura ibrida di ASIPU fa sì che... È pubblica, alla società in-house si applicano, per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti di lavoro, le norme di diritto privato, ok? Per quanto riguarda le selezioni del personale, solo l'articolo 35... del decreto legislativo 165 del 2001, che esprime soltanto i principi generali che devono governare, quindi la trasparenza, la possibilità di consentire la partecipazione a più persone. Tra l'altro, dentro questi principi c'è anche la logica che ha governato la fissazione delle date, 15 giorni, perché persone alle quali si chiede come minimo un diploma, è ovvio, si presume e si esige che possano avere una certa familiarità, cioè un'alfabetizzazione digitale di livello avanzato, familiarità con le modalità di formulazione delle candidature. Per gli operai abbiamo stabilito 30 giorni perché davo per scontato, e così si è verificato, che persone con un modesto livello culturale, un modesto grado di scolarizzazione, potessero avere difficoltà ad accedere alla piattaforma, munirsi di speed, di una mail, di una PEC, a comprendere come si seguono e compilano i form per inviare la domanda. Tant'è vero che molti si sono rivolti a professionisti, a CAF, all'amico di turno, e quindi dissi facciamolo fino al 6, perché altrimenti rischiamo di strozzare le candidature in un margine di tempo troppo risicato rispetto alle concrete capacità. Infine il Totonomi. Io sono disposto a pagare tutto quello che volete, l'intero mio patrimonio, se mi esce la persona che dimostri
prima ovviamente del risultato delle selezioni dell'anno scorso, di aver azzeccato i nomi di coloro che poi hanno vinto. Tra cui, ricordo, una persona di Terlizzi, una persona di Giovinazzo, due persone di Trani. Non mi pare che abbiamo fatto grande campagna elettorale. Anzi, dovremmo ragionare in questa logica dicendo: oddio, abbiamo perso 4 voti e le rispettive famiglie. La verità è che abbiamo seguito criteri. Per quanto riguarda questi concorsi attuali, ci sarà una commissione di valutazione con la quale io, così come non ho interferito l'anno scorso, non interferirò quest'anno. Dopodiché si dirà che i commissari sono raggiungibili sicuramente da parte di richieste di raccomandazione, certamente, lo sono stato anche io, a tutti dico è inutile che cercate grazie perché io non ne voglio fare e comunque non ne posso fare, il che mi allevia anche perché è più facile dire no quando uno non ha la possibilità di aiutare. Tutto questo si riverserà sulla commissione, ne sono certo, ne sono certissimo. L'unica, diciamo, non dico garanzia, a parte la serietà ovviamente dei commissari, è che saranno prevalentemente i commissari persone di fuori Corato, certamente anche loro subiranno il pressing di raccomandazioni che arriveranno da destra, da sinistra, da sopra e da sotto, ma spero che non subiscano quello che ho dovuto subire io in termini di frequenza e di intensità delle richieste. Grazie, avvocato Bucci. Consigliere Lucci. Volevo porre all'avvocato Bucci, perché un utente che sta seguendo la trasmissione ci chiede perché appunto l'ASIPU affida sempre in subappalto i lavori alla cooperativa. Cioè perché l'ASIPU affida sempre i servizi alla solita cooperativa. Rispondo, la solita cooperativa non c'è. Cioè è falso il presupposto, infatti ho dimenticato di rispondere prima al consigliere Lotito. C'è stato chiuso adesso. Quando io sono, certamente, quando io sono arrivato, scusate. Avvocato, non è che... Avvocato cosa? Io mi sono entrato in una società che era totalmente destrutturata e ho avuto la fortuna che un mio avversario politico, storicamente, quindi su questo proprio non c'è dubbio che ci sia, che non ci sia mai stata una familiarità, era in condizione, con un manipolo di persone di buona volontà, di far funzionare la macchina per i primi tempi. Piano piano abbiamo sottratto servizi alla cooperativa Corato Giovani, affidato servizi ad altre realtà, non solo, ma dico di più, con molta correttezza, nel luglio del 2023 il presidente della cooperativa Corato Giovani, essendo stato assunto, sia pure a contratto a tempo determinato, mi chiese formalmente di cessare ogni residuo servizio e io gli dissi: abbi pazienza, in ogni caso, poiché state lavorando con delle condizioni economiche minimali e quindi diciamo che c'è una logica di convenienza per la società, accetta di espletare quei residui servizi che hai ancora per qualche tempo, fino a quando non mettiamo a regime tutto. Qual è la famosa cooperativa? Quando il consigliere Bucci ovviamente attaccava il centrodestra e poi ovviamente usiamo questa cooperativa per salvare politici, quelli sono attacchi politici. Allora, no. Quando ho attaccato, io confermo l'attacco e questo ti dimostra che non avevo nessuna familiarità e nessuna contiguità politica. Perfetto, allora noi siamo andati a voler salvare un'azienda che non si poteva salvare facendo voli pindalici. Perché dici questo? Come perché dici questo? Perché la realtà è questa. La realtà è questa. Allora, è a costo zero e invece no. Cioè noi, siccome i coratini hanno un grado culturale abbastanza elevato, non portiamo l'anello al naso, vedere una cooperativa che si è completamente... ovvio, la cooperativa ha fatto un ragionamento economico, perché la cooperativa deve far vivere i suoi soci, quindi è giusto che sia così, però non abbiamo fatto una gara, non siamo andati a sentire altre aziende, non ci siamo aperti al mercato, ma solo abbiamo preso una... e oggi assumiamo i membri di quella cooperativa. Assumiamo i membri, allora un secondo, calma. Era presidente di quello, l'hai detto tu, il presidente
presidente di quella cooperativa, l'hai detto tu, mica l'ho detto io, era il presidente che lavorava, ha avuto un lavoro. Gli affidamenti sono stati tutti affidamenti diretti per una ragione molto semplice. Primo, perché stavo entro le soglie della legge e quindi la legge me lo consentiva, anzi me lo chiedeva, perché non devi fare gare dove puoi fare espletamenti di procedure snelle. Secondo, allora, se io avessi dovuto ragionare in termini puramente economici, io avrei dovuto dire, sentite, facciamo una cosa, non le facciamo proprio le assunzioni, continuiamo a far lavorare la cooperativa o qualunque altra cooperativa avesse gli stessi requisiti, perché i costi di quella cooperativa sono bassissimi e non sono certamente minimamente paragonabili a quelli che sono i costi rappresentati nelle tabelle ministeriali di un lavoratore assunto. Dopodiché, che le persone di quella o di altra cooperativa abbiano partecipato, e alcune anche con successo, agli avvisi di selezione, non solo è vero, ma ne sono ben lieto, perché noi non eravamo neanche in condizione, ove fossero entrate tutte persone, come dire, mai operanti nei servizi che avevamo messo in assunzione, diciamo, per i quali avevamo indetto le assunzioni, ci saremmo trovati in grandi difficoltà. Ok, ma così noi non andiamo, tra virgolette, a limitare coloro che non hanno mai avuto un'esperienza di trovare un posto di lavoro se non appartenente a una cooperativa? No, che c'è? Ma io adesso sto facendo delle assunzioni, scusami. Sì, ma qui per esempio per gli operai, noi scriviamo che non è che potevo fare la gara con i singoli operai, la gara sarebbe con le ditte, le devo fare, con qualunque ditta si sarebbe detto. Per esempio noi chiediamo, diamo un vantaggio in più a chi ha già lavorato e quindi ha già avuto un'esperienza. Ha un vantaggio, ma dov'è la partecipazione equa di un cittadino che non ha mai partecipato? Te lo dico subito, in tutti i concorsi della pubblica amministrazione, non in tutti proprio perché alcuni non pongono neanche quello, ma la maggior parte dove ci sono, come dire, figure addette ma qui stiamo parlando di operai generici, appunto, non stiamo parlando appunto, di operai, non serve il titolo, serve la base esperienziale. Non serve il titolo, 10 per giorni alcuni casi, se una persona serve la base esperienziale. Vabbè, ma se una persona di livello culturale più alto. Allora, più alto. Il ragionamento me lo potete fare anche sull'impiegato. Dice, ma occorre per forza che sappia conoscere Globo. L'impiegato, infatti, ho visto che deve conoscere, cioè si imparano in 10 giorni quelle piattaforme. Io, per esempio, sono ragioniere. Io sono ragioniere, conosco delle piattaforme, ma non è che conosco tutte le piattaforme di questo mondo. Ma se tu usi queste piattaforme, io vengo penalizzato che non le conosco. Però se io ho diciamo una cultura del computer dove posso imparare, perché devo essere penalizzato rispetto a un che già le conosce? No, vabbè, è chiaro, non è che deve scuotere. E andiamo a limitare, e questa è la mia preoccupazione. Ma non andiamo a limitare niente, quelli non sono requisiti, sono, attenzione, distinguiamo tra i requisiti e le mansioni. Certo. Per quanto riguarda l'impiegato, tutte quelle competenze si richiedono per superare l'esame. Io sono laureato in giurisprudenza, ok? Certo. Ma se devo affrontare un concorso pubblico, mi si chiederà di conoscere le regole della contabilità, tutte cose che mi metto a studiare. Perfetto. E affronto il concorso. Benissimo. Sì, ok. Certo. Oh. Certo. Bene, quindi chi dovesse partecipare e chi ha presentato domande, e posso dire che sono addirittura oltre 100 persone, quindi non uno, che spero abbiano letto il bando, per la data dell'esame. Si preparerà, visto che ci vogliono 10 giorni, si preparerà in 10 giorni a utilizzare le varie piattaforme. L'esperienza, posso assicurare, in moltissimi concorsi pubblici in senso pieno, è richiesta e valorizzata. Valorizzata non è un requisito di ammissibilità, è un titolo che aggiunge punteggio. Dopodiché, certo. Attenzione, che io ho pubblicato su IMPA, non su un giornaletto IMPA, certo, parrocchiale, certo. IMPA nazionale, certo. Cioè più trasparenza e possibilità di partecipare. Possono partecipare persino dalla Valle d'Aosta. Oh, ragazzi, non so se mi spiego, cioè abbiamo aperto, cosa che non abbiamo fatto l'anno scorso, perché l'anno scorso era ancora operativo per queste pubblicazioni il BURP, che era pur sempre una pubblicazione di base regionale, secondo me più che sufficiente, ma in ogni caso la legge è andata in una direzione diversa. Io avrei potuto, se avessi voluto, perimetrare la cerchia dei candidati agli amici, avrei potuto fare una cosa molto intelligente e furba, e stare nel rispetto supremo della legge. Prendevo il bando, lo pubblicavo sulla Gazzetta Ufficiale, che non se la filano più neanche gli avvocati, perché è evidente che noi leggiamo ormai gli aggiornamenti attraverso altre piattaforme,
Io avrei onorato l'obbligo di dare pubblicità al bando e l'avrebbero saputo soltanto quattro cani. Certo. Invece ho pubblicato su INPA, ho dato avvisi urbi e torbi su tutte le piattaforme, sulla mia anche, non ero mica obbligato a farlo. Se avessi voluto stare nel rigore della trasparenza e della pubblicità così come prescritta, facevo scelte furbe. Invece sono stato furbo, sì. Furbo nella misura in cui, ampliando le possibilità, la platea dei partecipanti, mi auguro solo una cosa, che la commissione abbia la possibilità di testare realmente merito, capacità, perché l'ASIPU non ha bisogno, non avrà mai bisogno di persone che si accomodano su una sedia pensando di aver vinto la lotteria. Certo, ha bisogno di operatori veramente capaci, attivi e con un'abnegazione che, devo dirlo, si chiede spesso anche, come dire, sull'estremo confine del famoso contratto di lavoro. Perché purtroppo siamo chiamati tante volte ad un'abnegazione che va un pochino oltre quelle che sono le mansioni standardizzate, ecco, delle figure tipiche, così come contrattualizzate a livello nazionale. Bene, grazie. Allora, direttrice, un pensiero finale? Sì, no, io penso che questa trasmissione comunque è servita un po' a chiarire degli aspetti, diciamo, che magari ai più erano fumosi. Però, appunto, nel senso, io una piccola nota, siccome sono comunque una veterana, cioè i concorsi pubblici li ho provati, cioè volevo dire all'avvocato Bucci che anche la pubblicità di un bando comunque non garantisce la totale trasparenza poi della procedura concorsuale, perché poi, nel senso, spesso, soprattutto nelle piccole amministrazioni locali, insomma, alle commissioni poi si può comunque arrivare, quindi sono, cioè, d'accordo, noi auspichiamo nel senso, nei concorsi pubblici nazionali è molto difficile passare le procedure concorsuali, perché ci sono delle metodologie di selezione, soprattutto durante le prove scritte, a codici, vabbè, ma penso che anche durante gli scritti dei concorsi pubblici locali ci siano i codici a barre, però appunto quando si tratta poi di passare alla fase successiva orale, soprattutto nei concorsi locali, alle commissioni si può arrivare molto più facilmente, ecco. Quindi la pubblicità di un bando non garantisce la correttezza o la trasparenza. Ah, sicuramente. Non è a prova di raccomandazione. No, assolutamente, è pacifico questo, è evidente. Ma le commissioni non sono state ancora nominate? No. Ho visto sul... E chi le nomina? L'amministratore? Le nomino io. Però, okay, per evitare scelte autoreferenziali, ho coinvolto nel processo di selezione dei commissari l'amministrazione, i vari dirigenti, proprio per avere, come dire, un parterre di riferimenti ed anche di commissari che siano espressione anche, come dire, di livelli molto alti di funzioni esercitate nei vari settori, nei vari comuni, nei vari enti. Lo vedrete a brevissimo, perché non ho pubblicato semplicemente perché voglio preventivamente acquisire anche i curriculum e ovviamente le preventive disponibilità, perché alcuni commissari non sono stati neanche interpellati e ovviamente è un passaggio obbligato, non voglio fargli trovare il nome, certo, senza neanche aver chiesto il parere. Ecco, si conclude qui questa puntata del punto in cui abbiamo tentato appunto di chiarire alcuni aspetti che riguardano l'ASIPU e alcuni dei punti che la cittadinanza, alcuni dei cittadini, alcuni dei concorrenti che intendevano partecipare a questo concorso avevano appunto sollevato. Ringraziamo i nostri ospiti per aver partecipato, l'avvocato Renato Bucci, presidente dell'ASIPU, e il consigliere Michele Lotito, esponente di Nuova Umanità. E io vi do appuntamento alla prossima puntata, ringraziandovi per essere stati con noi questa sera. E ricordo che potrete vedere sempre questa puntata sulla nostra pagina Facebook oppure sul nostro sito www.spaziotvnews.it.
Ringrazio anche i nostri sponsor per il loro sostegno e collaborazione e ovviamente tutte le telespettatrici e i telespettatori che ci hanno seguito. Arrivederci alla prossima puntata. Questo programma è stato presentato da Cantine Torrevento, vini di un'altra Puglia. Forza Vitale, Energie Puglia, luce e gas. Olio Ribatti, Benessere, officina ortopedica, dal 1998, sempre al tuo fianco.